Buongiorno Silvano, Buongiorno. ed eccoci giunti finalmente alla terza puntata sulla evangelizzazione. Nella prima puntata abbiamo parlato della evangelizzazione di Asia, nella seconda dell'Africa e adesso sbarchiamo nelle Americhe. Quindi parleremo della evangelizzazione delle Americhe, non senza sorprese, No, qualcuna anche per me. sorprese ce ne ho ogni più sospinto. La prima, infatti, è che diciamo, il Drang Nach America cominciò con la Navigatio Sancti Brendani, di cui pochissima gente conosce, ma infatti è una cosa che una volta era conosciutissima. Questo San Brendan era un monaco irlandese che all'età di 80 anni venne colpito dal Thunderbolt e volle viaggiare. E allora si costruì un caracolo. Non so come si chiama in italiano, un carro, un'imbarcazione coperta da pelli bovine, ma che tenne il mare, e con 16 compagni si lanciò all'avventura. Dopodiché rimase fuori 3 o 4 anni, poi scrisse un libro che si chiama infatti Navigatio Sancti Brendani, era un classico dell'età media. E lì descrisse le isole, gli abitanti e gente che aveva incontrato. Insomma, praticamente fu un viaggio di esplorazione. Arrivò in America, non è chiaro affatto. C'è chi pensa di sì, c'è chi pensa di no, ma quello non è importante. Quello che è importante è che Brendan era sotto la spinta, diciamo, evangelizzatrice. Quello che voleva fare lui era portare il Vangelo in America. Ma lasciamolo stare e continuiamo con il viaggio di Colombo e poi l'evangelizzazione dell'America a partire da lui. Scusa Silvano, però scusa un attimo, tu hai detto che nel Medioevo queste informazioni erano sapute, erano conosciute. Sono ancora più di 100 o 200 manoscritti della E Navigatio. È una mi pare che la cosa arrivò anche a Colombo, infatti Colombo fece dei viaggi in Islanda, in Irlanda, poi Colombo lesse la Navigatio, però non so più cosa ne fece. E in ogni caso lui voleva arrivare alle Indie. Invece arrivò in questo nuovo continente e non si rese conto di che cos'era. Ecco perché America viene nominata da Vespucci e non da Colombo, perché Vespucci si rese conto che era un nuovo continente. E quindi si chiamò America. Bene, la forza politica che spingeva per l'evangelizzazione era fondamentalmente la monarchia ispanica, cioè Isabella e il marito Fernando. E Ferdinando, loro sì. sempre finanziarono i missionari, pagarono quello che era necessario, eccetera, ma sembra che ad accompagnare Colombo sul viaggio non siano stati castigliani genuini. Erano stati i famosi Marranos, i quali poi lo hanno messo da parte e si sono presi loro l'iniziativa di tutto lo sviluppo, diciamo così, del Silvano, continente. possiamo spiegare a chi, quei pochi che non lo sanno, chi erano i Marranos? I Marranos erano falsi convertiti al cattolicesimo, però che continuavano a praticare il giudaismo a propagandare, a fare propaganda del giudaismo in privato, senza farsi scoprire. Ma È così bello, però scusa, oggi ti faccio un po' di domande perché l'argomento mi interessa particolarmente. Ma Colombo, prima di arrivare da Isabella ed essere poi finanziato attraverso la messa a disposizione anche delle tre caravelle, eccetera, eccetera, era stato anche in Portogallo, era stato anche in Inghilterra, insomma, era stato un po' in giro per le corti europee a farsi finanziare. Era Come stato faceva Colombo ad essere così facilitato ad entrare in contatto con questi regnanti? Ma sai, queste sono cose occulte, diciamo, di cui non c'è molta informazione. Il fatto è che lui fece due viaggi, poi tre viaggi, e alla fine fu emarginato, imprigionato e messo da parte, e poi la gloria, diciamo, dell'evangelizzazione se la presero altri. Ora qui arriviamo noi al 1500,
cioè 8 anni dopo il suo arrivo in America. E nel 1500 i primi missionari francescani si avventurarono nell'interno del continente americano, trovando evidentemente ostacoli, trovando nemici, perché gli indiani non ne volevano sapere. E alcuni di loro ci lasciarono la vita e non si sa che fine abbiano fatto, non sono mai più tornati da questa esplorazione di prima. Poi però riuscirono a poco a cattivarsi le simpatie di alcune tribù, di alcune, diciamo così, nazioni di indio-americani, chiamiamoli. Una volta si chiamavano Pelle Rossa, oggi si chiamano indio-americani o nativi americani. Nativi americani, sì. Nativi americani. E questi qui cominciarono a prestare fiducia a questi nuovi venuti. Il successo di Cortés, che avvenne solamente 19 anni dopo, in questo periodo, fu dovuto all'alleanza con i Totonacs. I Totonacs erano una nazione messicana sotto il controllo degli Aztechi. Esatto, gli Aztechi erano adoratori di Venere. Venere era una divinità astrale, antichissima, che ancora oggi viene venerata in alcune parti del mondo, e ha un periodo sinodico di 580. Ogni volta che Venere si alzava all'orizzonte mattutino, gli Aztechi offrivano sacrifici umani, però di chi? Di Totonax. Ora, questi qui, naturalmente, quando videro che Cortés aveva armi che avrebbero potuto sconfiggere gli Aztechi, gli prestarono tutta la loro forza. Sconfisse gli Aztechi, non fu da solo, con 300 uomini. Con 300 uomini più questa gente che aveva subito angherie, persecuzioni e uccisioni a centinaia da parte di loro. Quindi in realtà mise insieme dei popoli che erano oppressi dagli Aztechi per combattere poi gli Aztechi e conquistare il Messico in sostanza. Poi ci furono naturalmente gli abusi, ci fu l'uccisione di Montezuma, ci fu tutto questo, ma queste storie si conoscono bene. Quello che non si conoscono sono le storie di quello che accadeva dentro al continente americano quando i castigliani cominciarono a spargersi e ad arrivare dalla costa orientale fino alla California. Perché le tribù indiane che popolavano il continente africano non appartenevano tutte allo stesso ceppo. Erano diversi ceppi. Infatti gli indiani fecero lo stesso errore che avevano fatto i crociati in Terra Santa. Cioè, invece di usare un comando unificato che avrebbe potuto benissimo contrastare l'invasione dei vari popoli europei, siano che fossero stati castigliani o britannici o francesi, eccetera, si divisero e naturalmente vennero sconfitti. Ma non è che fosse proprio colpa loro, perché non parlavano la stessa lingua, erano nazioni distinte, nazioni tutte diverse. Allora, se dividiamo noi il continente americano in tre zone. C'è la zona nord, dal Canada fino al Mississippi, che venne maggiorizzata dai francesi, a cominciare dal 1534 con Champlain. Poi c'è quella di mezzo, dalla Florida alla California, che venne maggiorizzata dai castigliani. E poi arrivarono sul luogo i protestanti nordamericani, che vedremo come si comportarono. Sì, esatto. Al sud c'erano i portoghesi e c'erano i castigliani a ovest del Brasile. Questo perché? Perché nel 1493 il Papa Alessandro VI Borgia aveva firmato un trattato tra Spagna e Portogallo, il Trattato di Tordesillas, de Siglia, dove assegnava ai castigliani la parte orientale e ai portoghesi la parte occidentale del continente americano. A questo punto quindi non si parla di schiavitù,
I primi che parlarono di schiavitù furono i marranos che accompagnavano Colombo, che volevano portare degli schiavi proprio tra gli indiani. Ma non ci riuscirono, perché gli indiani non sopravvivevano alla schiavitù. Se li mettevi dentro, questi morivano di inanizione, di miseria. E fu allora nel 1619 che venne proposto di portare gli africani dal continente africano. Scusa Silvano, scusa, però io voglio capire, cioè, com'è che sulle navi di Colombo c'erano i marranos? Beh, non erano tutti, erano alcuni. No, c'era una parte, ma com'è possibile? Perché erano dappertutto, si fingevano di essere una cosa, erano un'altra. Erano dappertutto. Ora, quando si rese conto che gli africani erano più resistenti fisicamente alle fatiche, diciamo che potevano essere le piantagioni di zucchero, si cominciò a fare la tratta di schiavi dall'Africa. Ma quello che la gente non sa è che è notevolissimo, perché negli archivi di Newport, nel Massachusetts, ci sono tutti i documenti, quella tratta era praticamente 100% in mano agli ebrei. Il capo della tratta si chiamò per 55 anni Aaron Lopez. Questo era un marrano portoghese che, quando è arrivato in America, ha buttato via la maschera e ha cominciato a organizzare la tratta. Lui finì male, perché quando aveva, 70 anni, cavalcando a cavallo, è andato a finire in un sabbie mobili che sono con il ghiottito. Questa è un'altra storia interessante. Ma c'è la coincidenza, Silvano, tra la scoperta dell'America 1492 e la cacciata degli ebrei dalla Spagna e dal Portogallo nel 1492. Avvenne tutto lo stesso anno, la cacciata degli ebrei. Sì. La vittoria sui musulmani, che è quindi la conquista del Regno di Granada, e poi il finanziamento del viaggio atlantico. Ma tutte le tre cose avvennero lo stesso anno, ma non credo di dover dare ragioni esoteriche per questo. No, ci mancherebbe, dico semplicemente che i marranos, appunto, fingevano una conversione al cristianesimo, ma poi praticavano in realtà la loro religione, quindi si camuffavano nella società, giusto? Ecco perché magari alcuni facevano parte dell'equipaggio di Colombo. E volevo dire solo questo, Silvano, ecco. No, la cosa è così, appunto. Ma quello che ci interessa è vedere come le tribù indiane, a poco cominciarono ad accettare il messaggio del Vangelo, e alcune di queste erano già, diciamo, civilizzate ed evangelizzate quando arrivarono invece i protestanti, la cui politica dal principio fu quella del genocidio. Non solo del genocidio, ma anche dell'attacco alle missioni cattoliche spagnole e francesi. E questo poca gente lo sa. Poche gente sa, per esempio, che il buon George Washington, quando era ufficiale dell'esercito britannico, cioè prima di quanto della rivoluzione americana, si dedicasse ad attaccare insediamenti francesi e massacrarli. E non una o due volte, ma diverse volte. Pochi sanno che George Washington aveva la sua distilleria privata di rum, e quando si accorgeva che c'erano dei competitori che tentavano di aggirarlo, andava lì e li massacrava. Queste notizie sono piuttosto importanti. Bene, nel frattempo, negli anni 40 del 1500, i francesi andavano al nord e cominciarono ad evangelizzare quella parte del continente americano, attorno ai grandi laghi. Quando c'è una differenza fondamentale tra il carattere francese e il carattere britannico anglosassone. I francesi non erano tanto volenterosi a voler andare in America, non erano avventurosi,
perché era gente di una civiltà molto antica, a cui non interessava lasciare la Francia, e quando arrivavano prendevano più per attività agricole e commerciali, non per attività militari. Si dovevano difendere perché gli indiani attaccavano. Fu una guerra di 20 anni tra i francesi e gli europei, che poi finì con la vittoria, degli Iroquois, ma allo stesso tempo che si convertivano e andavano a evangelizzare loro le tribù indiane della California. Cioè c'è tutta una storia molto complessa qui che va studiata e va apprezzata. Bene. Quindi ci furono comportamenti diversi da parte dei conquistatori, diciamo, cattolici più cattolici rispetto a quello dei protestanti. Le principali differenze, Silvano, quali erano le principali differenze proprio di comportamento? Tra i francesi e gli inglesi? No, tra i cattolici, tra i conquistatori, diciamo, cattolici e il successivo invio poi di missionari, di francescani, dominicani, eccetera, e invece i protestanti. Qual era la differenza sostanziale? La sostanziale era che i cattolici, specialmente i castigliani, erano sotto la legge del re. Loro non potevano fare soprusi senza che lo sapessero gli ufficiali del re, i quali riportavano la faccenda e venivano puniti. Mentre invece i protestanti arrivarono con l'idea di libertà assoluta e di anarchia, per cui facevano quello che volevano, e attaccavano, uccidevano, eccetera. Per esempio, quando arrivarono i governatori inglesi nell'America coloniale, questi si fecero spedizioni punitive contro le missioni cattoliche della Florida e ne distrussero non so quante adesso, perché non ricordo, e costrinsero i missionari a muoversi verso ovest e andare per di più verso la California. Nel frattempo i francesi avevano navigato il Mississippi fino a New Orleans, fino al Mar dei Caraibi, per cui l'America lungo il Mississippi a partire dal Canada era francese, e poi la Louisiana divenne francese perché Louisiana venne nominata per il re Luigi XIV. Questi dovettero combattere costantemente contro le missioni protestanti, le spedizioni protestanti dei governatori britannici. Man mano che si stendeva questa evangelizzazione a chiazze, chi era sacerdote cattolico, per esempio, nell'America coloniale, aveva scelto un mestiere pericolosissimo, perché se lo si trovava a più di 5 miglia da un centro abitato, costui aveva gli stessi diritti di un lupo. Lo si poteva ammazzare senza fargli nessuna domanda. Fino al 1700 c'erano leggi violentissime contro i cattolici. Per esempio a New York nel 1741 trovarono un maestro itinerante, c'erano questi maestri di allora che non insegnavano in scuole, ma insegnavano per conto loro, e sembra che questo fosse stato un ottimo latinista, per cui lo accusarono di essere prete cattolico e lo impiccarono a New York sotto l'accusa che fosse prete cattolico. Lui non disse mai che lo era, né lo negò, ma era questa la situazione. Nel frattempo era cominciata anche la tratta degli schiavi, come vi ho detto, perché questi erano più resistenti fisicamente alle fatiche dei campi. Erano gestite da chi hai detto già prima, no? Sì. Va bene. Quindi al sud, nella
tra Spagna e Portogallo c'era una specie di rivalità che era dovuta più che altro al fatto che tra i portoghesi c'era un partito che si chiamava dei Bandeirantes, che andava in giro per fare schiavizzare la gente. Questi venivano ostacolati dai gesuiti, che invece avevano messo su quello che si chiamavano le reducciones. Una reduzione era un complesso agricolo, industriale, religioso e commerciale per fare sviluppare varie abilità e varie ma diciamo che era un centro anche di aggregazione, no? Era un centro anche di aggregazione. I locali. Ci fu solo un problema, che i gesuiti non affidavano a loro le finanze. Li facevano lavorare, li istruivano in tutte le abilità manuali e industriali, ma non gli facevano toccare il denaro, perché sapevano che se toccavano il denaro questi andavano o a ubriacare o si perdevano e sparivano. Ma gli americani riuscirono a sviluppare dei complessi industriali che ancora oggi sono visibili, perché sono rimasti in piedi ed erano tutti costruiti in pietra e li si vedono ancora, benché siano solo le rovine. Nelle Spagne castigliane questo non succedeva, cioè questo era la politica del re. Tanto è così che quando venne la rivolta che colpì le professioni spagnole ai primi del XIX secolo, tutte le rivoluzioni e tutte le congiure, eccetera, furono tutte di mano massonica. E non ci fu maniera di fermarle. Ma il fatto è che la gente locale, anche i negri che vivevano ancora nel Sud America, erano ancora leali al re di Spagna, perché sapevano che il re di Spagna li proteggeva. Allora, nell'America del Nord seguì questo conflitto, diciamo, tra le forze protestanti e le forze cattoliche, che si spinse fino all'America del Sud. Ricordiamo che nell'America del Sud ci sono tre territori, le tre Guyane, che sono tentativi protestanti di esautorare i paesi cattolici e prendersi di loro. C'è la Guyana britannica, la Guyana olandese e quella francese. Sono ancora lì, esistono ancora lì. Gli Stati Uniti che si costituirono nell'anno 1776 con la dichiarazione dell'indipendenza, praticamente tutti i padri fondatori, eccetto uno che si chiamava Charles Carrollton, questo era l'unico cattolico, tutti gli altri erano tutti massoni. Fino a che grado non si sa, ma non so se studia la storia della casa di Benjamin Franklin, che fu rifatta a Londra 17 anni fa. Hai sentito la storia o no? No, questa storia non la conosco, ma conosco la storia dell'America, della sua, del fatto che è stata praticamente fondata dalla massoneria. Questo sicuramente volevo solo ricordare una cosa, Silvana. Io volevo ricordare, a proposito della tutela appunto degli indios, le leggi di Burgos emanate da Isabella di Castiglia. Magari qualcuno può fare una ricerca e verificare in che cosa consisteva. Erano delle leggi che per l'epoca erano dal punto di vista positivo rivoluzionarie, non esisteva una roba del genere. Ecco, questo è fondamentale per capire come poi avvenne l'evangelizzazione, in sostanza, per regolare l'evangelizzazione senza schiavizzare. Ed effettivamente vennero rispettate per tutti quegli anni. Ora la ragione per cui la Spagna cadde
davanti alle forze della rivoluzione due secoli dopo gli altri paesi europei, fu dovuta fondamentalmente all'Inquisizione. L'Inquisizione scovava, cioè inquisiva chi erano quelli che facevano il doppio gioco e li emarginava. Era Marrani. Li emarginava e li tentava di recuperarli. Se non ci riusciva, li consegnava al potere secolare, e il potere secolare li condannava a morte, eccetera. Ma l'Inquisizione non condannava a morte nessuno perché non aveva l'autorità di farlo. Diciamo che l'Inquisizione era un organo tecnico, puramente tecnico, verificava la presenza o meno e basta. Dopodiché il suo obiettivo non era mica condannare, il suo obiettivo era convertire realmente, sì. Giusto? Se poi non ci riusciva, affidava al potere temporale, che lo considerava queste persone anche un pericolo sociale, ovviamente. Esattamente, questo era il principio. Ma ritorniamo ai padri fondatori della Repubblica Americana. Sì. Benjamin Franklin aveva una casa a Londra. Questa casa si trovava in Craven Street, nel centro di Londra. E, pochi anni fa, nel 98, credo che sono 17 anni fa, la rifecero da cima a fondo per restituirla alle pristine glorie del padre fondatore, eccetera, eccetera. E guarda un po', ti trovano allo scantinato, sepolti, i resti di 25 persone umane, inclusi 6 bambini. Ora, si è tentato di coprirlo in tutte le maniere, dicendo che c'era lì un medico che faceva incetta di cadaveri per dissezioni, eccetera, ma insomma non è affatto chiaro che tipo fosse questo Benjamin Franklin, perché è stato scoperto proprio pochi anni fa. Vabbè, ma cosa vuol dire? Che uno chiama a casa sua un medico per fare l'insezione, poi lascia là i cadaveri? Vediamo una storia a quanto difficile da sostenere, no? Ora, come si svilupparono gli Stati Uniti d'America? A parte quella ostilità, diciamo, che c'era tra le missioni nei secoli 17 e 18, c'era anche moltissima attività commerciale, industriale e agricola, perché nel frattempo gli indiani venivano scacciati sempre più verso ovest, e ai primi del secolo XIX avevano pulito, diciamo, tutta la zona a est del Mississippi. Qual era il sistema di governo di allora? C'erano tre interessi che spingevano ognuno dal suo lato per progredire, per far denaro, eccetera. Uno era l'interesse commerciale e industriale, che voleva porti nel Mississippi dove fare attraccare le navi da carico, e voleva libero commercio agricolo, che poi ottenne con la Gran Bretagna, e poi voleva libero commercio e poi la monocultura del cotone, che poi svilupparono i piantatori del sud. A quel tempo, cioè nella prima metà del secolo XIX, tutti i capi di Stato, tutti i presidenti statunitensi, erano tutti piantatori di cotone, erano tutti proprietari di grandi estensioni terriere. E quando venne Lincoln, nella elezione del 1860, gli mise i bastoni tra le ruote. Pochi sanno come avvenne questo, perché Lincoln voleva far sviluppare le industrie della parte orientale degli Stati Uniti, mettendo tariffe doganali forti sui beni importati dall'Inghilterra, e facendo pagare anche una tassa a chi esportava il cotone. Questo evidentemente i piantatori non lo volevano affatto. Fu una lotta sorda che si concluse con la vittoria di Lincoln alle elezioni del 1860. Come vinse Lincoln? Questa è una cosa che poca gente sa.
lui vinse con l'aiuto dei 40 ottardi. Chi erano i 40 ottardi? Erano quelli che sono fuggiti dall'Europa dopo la rivoluzione fallita del 1848, per rifugiarsi in America, perché in Europa li avrebbero condannati a morte. E tra questi c'erano parecchi tedeschi, non solo parecchi tedeschi, ma anche parecchi ebrei. Lincoln fu portato al potere da questi tedeschi ebrei. Uno di costoro, che si chiamava Schulz, portò a Lincoln 300.000 voti di amicizie, di coperture, eccetera, e gli fece vincere le elezioni. Non appena Lincoln vinse le elezioni, gli 11 stati del sud fondarono la secessione. Era il loro diritto, perché la Costituzione lo prevedeva. Quindi non successe niente per 5 mesi, dal novembre del 60 fino all'aprile del 61, fino a quando fu sorse la questione di cosa fare con un forte in Carolina del Sud, che si chiamava il Fort Sumter, se dovesse questo forte essere gestito dal nord o dal sud. E ovviamente ognuno dei due pretendeva che lo gestissero lo stesso. Insomma, in aprile del 61 l'esercito del sud sparò le prime cannonate al Fort Sumter e così cominciò la guerra di secessione. Qui si viene sempre a parlare della schiavitù, la guerra di secessione non ebbe niente a che vedere con la schiavitù fino al 1863, quando gli stessi che avevano portato Lincoln al potere gli suggerirono di portare alla superficie la questione della schiavitù, per farne una questione ideologica e poter attrarre altri stati a sostenere il nord invece del sud. Fu strumentale in sostanza, no? Uno degli stati che sostenne Lincoln fu infatti la Russia di Alessandro II, la quale mandò due flotte in America, una a San Francisco e una a New York, per proteggere Lincoln e per non fare riconoscere il sud dall'Inghilterra e dalla Francia, perché se lo avessero fatto la secessione sarebbe diventata permanente. Dopo la guerra la Russia mandò il conto all'America per 7.200.000 dollari. La Costituzione americana proibiva il pagamento di denaro a potenze straniere a meno di certe condizioni. E allora fu là che avvenne a Seward, il segretario di Stato, l'idea di comprare con quel denaro l'Alaska. E così fu. L'Alaska venne pagata alla Russia 7.200.000 dollari nel 1867. Ma l'Alaska era territorio russo prima di allora. Infatti la vecchia capitale, Sitka, ancora esiste, ancora si parla russo, eccetera. Quindi fu data come contropartita dell'aiuto dato dallo zar a Lincoln. Ci sono degli episodi anche divertenti che concernono l'Italia, perché i piemontesi che avevano preso tutti quei prigionieri napoletani e li avevano portati a Finestrelle e altri posti nel nord, non sapevano cosa farsene, anche finché a qualcuno gli venne l'idea di venderli ai partiti combattenti della guerra di secessione. E così fu che un contingente di 2.000 uomini si venne a trovare sotto le armi al comando del generale Stonewall Jackson del sud, e un altro contingente si venne a trovare nel nord, e guarda caso vennero a combattere l'uno con l'altro. Tu ti puoi immaginare quando uno sconfisse l'altro e che gli sentì parlare napoletano, le pernacchie si potevano sentire dall'altro lato dell'Atlantico. Vabbè, queste però sono storie divertenti, ma non importanti. L'importante qui è che lo sviluppo del cattolicesimo, diciamo, negli Stati Uniti si andava sviluppando in maniera caotica e anarchica. Cioè, la cosa fai da te, no?
non c'era obbedienza, non c'era coordinazione, non c'era niente, e ognuno faceva un po' quello che credeva. Fu allora che verso la fine del XIX secolo il Papa Leone XIII mandò due messaggi, due encicliche agli Stati Uniti, in cui criticava e in cui condannava l'americanismo. L'americanismo è precisamente quell'attitudine mentale che non vede la dimensione comunitaria dello sforzo della fede, ma solo quella individualista e personale. Ma questo è rimasto. Leone XIII gli fece anche un avvertimento gravissimo sul divorzio: se non ammettete il divorzio perché vi rovinerete la nazione, e infatti poi così fu. Così fu. Prima della diretta abbiamo parlato brevemente di questa separazione Stato-Chiesa, abbiamo parlato di una scissione, abbiamo parlato che la società, tutto sommato, quando c'è questa scissione, va contro l'individuo, e quindi i rischi di questo individualismo, che in America mi pare sia invece qualcosa che venga visto come conquista personale, mentre invece è tutt'altro. Viene visto come conquista. Poi durante tutto il secolo XIX il nuovo Stato si avventò a guerre di conquista una dopo l'altra, una delle quali fu la conquista del Messico. Il Messico venne privato di più di metà del suo territorio. Gli stati che oggi si chiamano Arizona, Nuovo Messico, Utah, California, Nevada, Montana, era tutto Messico. E qui si inserisce una storia interessante del colonnello Horney e del battaglione di San Patrizio, che sono sicuro che in Italia nessuno ha mai sentito nominare. Il battaglione di San Patrizio era un battaglione di artiglieri irlandesi che si erano arruolati nell'esercito americano. Erano stati addestrati dai britannici, quindi la gente che sapeva il fatto suo. Ora, quando il generale Sant'Anna seppe che c'era un gruppo di irlandesi che combattevano per gli americani, gli mandò un messaggio di: oh, voi che fate a combattere contro di noi, che siamo cattolici come voi, con questi protestanti? Passate dal nostro lato. Quando vinceremo vi daremo terra, vi daremo opportunità, eccetera. E così fu, praticamente gli irlandesi passarono con i messicani. Questo successe nell'anno 1846-48, durante la conquista del Messico. Uno degli ufficiali del partito dell'esercito statunitense era questo colonnello William Harney. William Harney era un tipo che solo a descriverlo ti fa accapponare la pelle, perché questo signore durante la guerra contro i Seminole, cioè gli indiani negli anni 1830, era un bruto, te lo descrivo e tu vedrai. Di questo si faceva portare le ragazze indiane, le stuprava durante la notte e le impiccava la mattina dopo. Tanto per dirti il tipo che era. No? E quando venne messo in carica un contingente americano e si rese conto che gli irlandesi erano passati al lato messicano, giurò di impiccarli tutti quanti. E lo fece in maniera particolarmente crudele. Cioè, nella battaglia di Churubusco, una delle battaglie della guerra decisiva, catturò gli irlandesi e li mise dentro e dice che il giorno che, nel momento in cui la bandiera statunitense sventolerà sugli spalti di Messico City, io mi impicco a tutti. E così fu. Allora, erano 30 uomini. Quando però glieli portarono, risulta che erano solo 29. Dice: dov'è il 30esimo? Dice: sta morendo perché ha perduto le due gambe in un'esplosione di una granata, dice, sta dissanguando. No, portatelo qui,
devo impiccarlo come tutti gli altri. E così fu. E così fu. E lo impiccarono effettivamente quando la bandiera sbagliò. Ma la cosa non finisce qui. E finisce in maniera piuttosto straordinaria. E finisce perché negli anni seguenti, negli anni 50 e 60 del secolo XIX, Hanni si incontrò con il padre De Smet. Il padre De Smet era un missionario fiammingo, quindi belga, che era l'unico uomo bianco che gli indiani si sentissero sicuri con lui, perché era un uomo che manteneva la sua parola. E come non è, Hanni si incontra con De Smet e si converte. E Hanni morì cattolico. Nell'anno 89, quasi a 90 anni di età. Quindi queste sono le cose più, diciamo, pittoresche che avvengono in questi anni. Un'altra cosa pittoresca di quegli anni, siamo sempre immediatamente dopo la conquista del Messico da parte degli Stati Uniti, la metà del Messico, ed è la scala di San Giuseppe a Santa Fe e nel Nuovo Messico. Questo tu non hai mai sentito parlare, vero? No, decisamente no. Ok, allora ti racconto la storia. Vai. Quattro anni dopo la conquista del Messico, siamo quindi nel 1850, la Chiesa stava trasferendo la giurisdizione ecclesiastica dal Messico agli Stati Uniti, cioè da ispanoparlante a inglese parlante, anglofona. Sì. E allo stesso tempo una congregazione di suore aveva messo su un convento a Santa Fe. Questo convento avevano costruito la cappella, che ancora esiste, però le suore non ci sono più, e avevano costruito il coro. Però durante la costruzione del coro, l'architetto o l'ingegnere venne ucciso in duello da uno di questi fuorilegge che c'erano. E quindi, quando finì la costruzione, c'era la chiesa, c'era il coro, ma non c'era una scala come arriva su. Quindi dice: cosa facciamo con questa costruzione inutile? Chiamano un altro ingegnere e l'ingegnere gli fa: guarda, gli posso suggerire solo una cosa. Ora, due cose. Una, o buttiamo via tutto via giù e ricostruiamo, c'è una pianta, o una scala a pioli, di legno, dal di fuori. E le suore dice: no, cioè nessuna delle due ci conviene. Comunque, facciamo una novena a San Giuseppe. E fanno una novena a San Giuseppe. Al nono giorno della novena sento bussano alla porta e arriva un uomo brizzolato con un asinello e una cassa di attrezzi. Dice: so che avete bisogno di una scala per arrivare al coro. Sì, abbiamo bisogno di questo, la faccio io. E si va a ritirare in quella parte e comincia a lavorare. Questo uomo lavorò per 2 settimane usando solo 3 utensili. Una squadra a T, un martello e una sega. Non lo si vide usare altro. Alla fine delle 2 settimane se ne andò, senza farsi pagare, è sparita la circolazione. Guarda, chi vuole guardare una meraviglia di ingegneria, vada a guardare in rete la scala di San Giuseppe a Santa Fe. È un pezzo di ingegneria incredibile. Tu pensa, si sviluppa su 720 gradi, cioè fa 2 giri completi di elica, e non ha sostegno centrale. Le scale a chiocciola normalmente hanno il sostegno centrale, non ha sostegno. Certo. A 33 gradini ed è fatto di un legno la cui natura si sconosce, non esiste dei lati. Quindi, come lo spieghi, scusa? Io tanto 33 gradini, numero 33 mi ricorda delle cose un po' strane, no? 33. Allora, anche lei, come non esiste, Silvano? Come è spiegabile? Come si spiega che non esiste questo legno? Come? Dice non esiste quel legno, come si spiega allora? Ah, io non lo so. Ah, non lo sai. È un mistero, insomma. È un mistero. È un mistero dopo l'altro, questo è uno dei tanti misteri di quel tempo lì negli Stati Uniti. Cioè, non tutto andava male, insomma, negli Stati Uniti. E poi durante la parte della, diciamo, durante la seconda metà del XIX secolo si arrivò
al punto algido che abbiamo già commentato delle due cicli di neurone dell'icelio che condannavano l'americanismo. No, nel frattempo la storia degli Stati Uniti è anche molto interessante, perché non è per niente quella che ci raccontano nei libri di testo. La ragione che per strano, cui... Che strano, che strano, dico. La ragione per cui le colonie si dichiararono indipendenti dalla Gran Bretagna, non fu affatto la storia del Boston Tea Party, dove buttarono a mare quelle casse di tè, fu che la Massachusetts Bay Colony aveva emesso il suo denaro, la sua moneta nel 1690. E le cose andavano benissimo, perché con denaro proprio si sviluppava il commercio, si sviluppava la manifattura, si sviluppava il benessere era ovvio. E questo durò per 60 anni, fino al 1750. Nel 1750 l'Inghilterra mise il veto sull'emissione di denaro proprio e ordinò che si potesse usare solamente denaro del re a debito che veniva dall'Inghilterra. Lì fu la rivolta, che ci mise del tempo a arrivare a spararsi l'un l'altro. Io avevo 28 anni, mi parlo, ma cominciati già arrivò. Ma questa fu la ragione. Ho capito. La ragione fu praticamente l'indipendenza economica, la sovranità monetaria delle colonie. Quando si sviluppò questo, nota che fu 4 anni prima della fondazione della Banca d'Inghilterra. Quella fu fondata nel 1694. Sì. Ma ci fu immediatamente un conflitto tra le due posizioni. Quando l'America poi ottenne l'indipendenza, cioè durante la guerra d'indipendenza, l'America emise il suo dollaro, il dollaro continentale, e ne emise 200 milioni di dollari. E si ripete ancora oggi che quel dollaro era troppo, ce n'era troppo, che venne l'inflazione, bla 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 bla, ma non si e chi contraffaceva quei dollari erano i generali britannici a bordo delle navi di Sua Maestà nel porto di Nova York. Per cui fu la contraffazione britannica a far crollare il dollaro continentale. Per fortuna però solamente 4 mesi prima della vittoria. E quindi l'America conquistò la sua indipendenza dalla Gran Bretagna. Però la Gran Bretagna non si arrese e passò al contrattacco con l'istituzione della Banca Centrale da parte di Hamilton. Come si chiamava di nome? Hamilton era un agente dei Rothschilds di Londra, e questo ottenne nel 1791 la fondazione della prima banca degli Stati Uniti. Jefferson era completamente contrario, perché si rendeva conto di che cosa volesse dire il controllo della banca centrale. In ogni caso, il charter, cioè la carta della banca, durava 20 anni. Poi Hamilton venne ucciso in duello dal vicepresidente degli Stati Uniti, Burr, nel 1804, e quando arrivò il 1812, che era l'anno, l'undici, anzi, il ventesimo della carta, il Congresso degli Stati Uniti vietò la rifondazione, il rinnovo della Banca Centrale, e fu la guerra. L'Inghilterra immediatamente dichiarò guerra agli Stati Uniti, che durò 3 anni, ma siccome era una guerra attraverso un mare, l'unica cosa che potevano farsi era affondare naviglio, e lo affondarono per 3.000 tonnellate da una parte e dall'altra, ma non era una guerra vera. Poi intervennero le guerre napoleoniche, e la cosa si fermò lì, per cui gli Stati Uniti non ebbero banca centrale fino ad altri 5 anni. Questi tornarono all'attacco nel 1816 e misero su la seconda banca degli Stati Uniti, però qui si incontrarono con l'ostilità di due presidenti, Jackson,
Andrew Jackson e il suo successore Van Buren. Questi qui dissero no, la banca centrale sopra i nostri cadaveri, non la faremo per niente. Infatti Jackson arrivò, si candidò con il motto Jackson and no bank, non voleva sapere di banca. Per cui, quando la seconda banca degli Stati Uniti arrivò al rinnovo del charter nel 1836, il presidente mise il veto e finì. Si dovette aspettare altri 60 anni per poter mettere su la banca centrale degli Stati Uniti, che si conosce oggi come il Fed. Quel Fed che è una truffa, perché non è federale, sì, ma riserve e appartiene alle banche commerciali statunitensi. Vabbè, prima dell'arrivo di Lincoln, cioè no, in questo tempo preciso, quando cadde la banca degli Stati Uniti, ormai negli Stati Uniti si sviluppò quello che va sotto il nome di free banking, la banca libera. Ed è una storia divertentissima che racconta John Kenneth Galbraith nel suo libro Dove va il denaro, cioè tradotto in italiano. Raccomando quel libro perché è divertentissimo. Ora, cosa scusa, l'hai tradotto tu? No. Ah, no, già tradotto. Ok. Già tradotto. Ora, quel libro racconta come ogni banca fosse una banca di emissione, quindi c'erano qualcosa come 8.000 banche che emettevano qualcosa come 1.500 tipi diversi di dollaro, l'unità era il dollaro, però c'era una banca che metteva i tagli in 1, 2, 5, 10, c'era una banca che metteva tagli di 3 dollari, c'era una banca che metteva tagli di 10 dollari e 25 centesimi, ma tutti venivano accettati perché la prosperità non dipende dal tipo di dollaro o dalla stampigliatura che c'è, dipende dall'accettazione di chi ha bisogno di comprare e vendere. E questi erano tutti gli operatori economici ad est del Mississippi in quegli anni. Quindi, ma era regolata da che cosa l'emissione, Silvano, scusa? ufficialmente dall'oro. Ma come dice Galbraith, portavano in giro casse dove tu, se tu le aprivi c'era uno strato di monete d'oro e poi sotto c'erano un po' di pezzi di piombo e tutto il resto, insomma, veniva regolata praticamente dal commercio, cioè era la gente che comprava e vendeva che regolava e c'era gente che accettava denaro falso sapendo che era falso, cioè non stampato da una banca ma stampato da qualcun altro perché c'era necessità. Ma che poi produceva bene servizi veri, questa è la caratteristica poi. Questo è vero ancora oggi. Sono gli operatori economici che determinano il valore di una moneta, ma non di banche centrali. La moneta mette in movimento qualcosa, l'ingegnosità, l'operosità, crea semplicemente quel pezzo di carta, crea in sostanza. Questa è la caratteristica poi del denaro. La fondazione del Fed. Qui c'è tutta una storia, è possibile leggere nei libri di Eustace Mullins. Fu effettivamente una congiura che durò 10 giorni a Jekyll Island. Esatto. Morta, questa storia si sa. Dove si complottò per far accettare la terza banca degli Stati Uniti al congresso. E ci riuscirono. La fecero accettare il giorno prima di Natale del 1913, quando la maggioranza dei congressisti era partita per le vacanze, e ci fu una maratona che durò non so quante ore, dopo la quale accettarono. Ma lo scopo, il vero scopo per passare il Fed era il finanziamento della Grande Guerra, non era altro. Perché si sapeva benissimo che la Grande Guerra non poteva finanziarla il sistema aureo, non ce n'era oro. Avrebbe dovuto finanziare la carta, il che è successo. E gli Stati Uniti divennero passarono da paese debitore a paese creditore nell'arco di quei 4 anni della guerra mondiale. Tu guarda che cosa permette di fare l'emissione di denaro. No, ora, una storia che di nuovo, che tutti la gente conosce, o forse nessuno. E cosa successe agli americani che avevano combattuto in Europa contro la Germania? Gli americani persero 100.000 caduti
quella guerra. Ma ritornarono 200.000 meno male, malati, storpi, mutilati di guerra, eccetera. Presidente qui non venne, sostenuta o sopportata o aiutata in nessuna maniera, li lasciarono per conto loro. Pensa tu, questa gente riceveva una paga mentre era sotto le armi di un dollaro a un dollaro e 50 al giorno, mentre invece chi rimaneva a casa per lavorare nell'industria di guerra riceveva una paga di 10 volte maggiore. Quando tornarono alla guerra trovarono che i loro posti erano stati presi da altri e loro erano senza lavoro e che le loro case in molti casi erano sparite, per le solite ragioni, ma anche perché diverse mogli c'erano andate, insomma, c'è tutto, ma erano rimasti completamente sprovveduti e completamente senza risorse. E avevano perduto anche la casa. Rimasero così per diversi anni, fino a quando venne poi la recessione. Nel 1932, quando mancava il denaro, perché lo si faceva mancare apposta e non ce n'era, 10.000 di questi veterani arrivarono a Washington per una dimostrazione, chiedendo al Congresso degli Stati Uniti per favore di mantenere le promesse fatte loro prima che partissero per la guerra in Europa. E c'erano anche donne, c'erano anche bambini. Sai cosa successe? Successe che il presidente, come si chiama, quello prima di Roosevelt? Winston, no. No. Sì, l'altro, non mi ricordo neanche chi è in questo momento. Quello che ordinò all'esercito di pulire il terreno. E ci fu una carica di cavalleria contro questi disgraziati che lasciò 100.000 morti sul campo e disperse a tutti gli altri per non farsi vedere più. Sai chi comandava? Viva la più grande democrazia del mondo, sì. Sai chi comandava quella cavalleria? Quella cavalleria la comandavano il generale, il famoso, quello del MacArthur, il generale MacArthur, il generale Eisenhower, e i cavalli li comandava il maggiore Patton, che era allora un maggiore. Questi ammazzarono 110 veterani americani. Dopodiché non se ne serve più niente, ma tra i nomi più famosi e più idolatrati dell'esercito americano. Questo avvenne nel maggio del 1932. Ok, poi tutto quello che è successo dopo lo si sa, cioè non è una cosa nuova. Io solo volevo mettere in luce questi eventi poco conosciuti per far capire alla gente di che tipo di società e di politica e stiamo vedendo, no? Io ho raccomandato, non c'entra niente, ma ce la faccio entrare ugualmente. Sto raccomandando quel bel libro, saggio sulla massoneria americana, che un po' approfondisce alcuni aspetti abbiamo toccato qua e là. Silvano, io volevo strapparti una promessa. Allora, abbiamo parlato dell'evangelizzazione, quindi Asia, Africa, Americhe, eccetera. A mio avviso manca un pezzo, ma questo a mio avviso ovviamente, forse è anche un po' una forzatura, ma insomma. A me piacerebbe affrontare con te in una prossima puntata, magari ci mettiamo d'accordo quanto, a me piacerebbe parlare con te delle crociate, ma poi spingerci anche oltre fino ad arrivare alla battaglia di Lepanto, all'assedio di Vienna, eccetera, eccetera. Cioè fare un quadro completo di quello che furono i rapporti, diciamo, tra la Chiesa Cattolica e l'Islam in sostanza. Perché riguarda le crociate, riguardano l'Islam, la battaglia di Lepanto riguarda l'Islam, la difesa dell'Islam, l'assedio di Vienna che non riuscì, che impedì appunto all'Islam poi di dilagare in Europa. Insomma, volevo parlare un po' di questi argomenti. Credo che ci sia parecchio da raccontare, parecchio da scoprire, magari da far avere una visione delle cose un po' diversa rispetto a quella che stranamente
non solo si studia sui libri di scuola, ma che viene poi continuamente diffusa. Io trovo anche grandi professoroni che su queste cose, su internet, spadroneggiano raccontando delle menzogne, credo, abbastanza evidenti. Come la vedi questa cosa, Silvano? No, non siamo d'accordo. Guarda, la menzogna storica non è tanto travisare i fatti, quanto occultarli. Occulti certi fatti, la cosa appare completamente diversa da quello che realmente fu. Quindi la questione è, il rimedio è mostrare i fatti in tutta la loro in tutta la loro natura, quello che effettivamente successe. Io per esempio sarei completamente contrario a occultare o a togliere via statue e quadri eccetera da luoghi dove non sono meglio, bla bla. No, io li lascerei sempre lì, ma racconterei tutta la storia. Tutta la storia. Per esempio, prima che i Baldi, io non lo muoverei da dov'è, io semplicemente aggiungerei Negrillo il lato di cavalli per sua propria ammissione. Perché questo lo disse lui. Sì, questo suggerimento l'hai dato anche a me in privato, quando ti ho chiesto, ma io ho fatto delle cose con dei personaggi un po' così, che poi si sono rivelati, insomma, non... cosa faccio? Ho detto, no, basta solo fare una didascalia diversa, si cambia la didascalia per dare una versione vera, la versione vera dei fatti. Poi le cose vanno lasciate a testimoniare, va solo raccontata la versione giusta, ma non si distrugge niente in sostanza. Tutto è là a testimoniare qualcosa. L'importante è che cosa testimoni in sostanza. Questo è quello che mi avevi detto, io sono assolutamente d'accordo con questo tuo punto di vista. Silvano, vuoi aggiungere altro? Come? Vuoi aggiungere altro? No, io ho finito. Vabbè, io ti ringrazio, come al solito mi meraviglio che una persona come Silvano non venga prelevato dal Kenya, portato in Italia e mandato in giro nelle università, nelle scuole, in certi programmi televisivi cosiddetti culturali o storici, eccetera, eccetera. Ma questi sono i misteri della vita, le cose devono andare così. L'importante è testimoniare, un grande o un piccolo pubblico, poi questo non è importanza, almeno questo è la vedo io. Chi ha da capire capisce, non sta a noi sta solo dire le cose come stanno, poi i risultati non dipendono da noi, almeno io così la vedo. Silvano, non so tu come la vedi. Va bene, ti saluto, grazie e alla prossima sulle crociate. Allora, sulle crociate più la battaglia di Lepanto e l'assedio di Vienna. Va bene, grazie Silvano. Grazie ancora, stai bene. Ciao.